Ciao a tutti, io sono Lil Grey Simmer e oggi siamo qui con quest'ultimo episodio di Misao. Sì, proprio l'ultimo, perché oggi andremo finalmente a salvare il nostro caro Toma dalle grinfie di Misao. Sì, perché oramai Misao è diventata parecchio malvagia. Come vi ricordate, nello scorso episodio abbiamo salvato Ayaka, Yoshino e Tomoe, non mi ricordo come si chiama, scusate, vedo un po' il nome perché... Aspettate, perché non mi ricordo. Saotome, scusatemi. Ed ecco, oggi finalmente andremo a vedere un po' cosa ci riserverà il finale della verità di Misao. Come già detto nello scorso episodio, non salverò il professore perché è una persona che sinceramente non merita di rinascere dopo tutte le cose che ha combinato alle proprie studentesse, come abbiamo visto nella vera morte di Misao, che è stata appunto causata dal professore. Bene, adesso dirigiamoci verso la tomba di Toma. Signor Onigawara, prendi questo. È uno specchietto? Penso che potrebbe tornare utile. Chissà che cosa... intanto proseguiamo, vediamo un po'. Prepariamoci all'impatto. Andiamo. Tomba di Toma? Quindi Toma è qui? Quindi Misao ha posseduto Toma per trascinarlo nell'altro mondo. Toccarla? Non si torna indietro. Oh cacchio. Misao! Sta indietro. Gli altri possono andare, ma non ti darò Toma. Perché non Toma? Toma ti stava solo prendendo in giro. Lo so. E lo odio per questo, ma Toma, lo odio così tanto, eppure lo amo, è strano. Se ami Toma, allora liberalo per il suo bene. Esatto, cioè Misao non puoi tenerti una persona nell'aldilà tanto per... Aki, lo ami anche tu, vero? Io... Mi è venuta un'idea. Aki, anche tu dovresti restare qui. Cosa? Possiamo stare insieme qui, tutti e tre felici insieme. Io no, non posso. Toma! Oh, mostro! Vabbè, lo sappiamo che Toma è il solito fifone, però mi sa che stavolta ha ragione nello spaventarsi, vediamo un po'. Toma? Sono solo io, Misao, non sono un mostro. Vai via, mostro! Toma! Ma guardate come corre, guardate come fa Toma, ragazzi! Non può correre perché appunto questo universo è limitato, quindi non si può muovere e rimane così. Non possiamo vivere felici insieme. Misao, guardati in questo specchietto. Come credi di essere? Non può essere. Oh mio Dio ragazzi, madonna, inquietantissima. Sono io? No, no, Misao. No, non guardarmi, non mi guardare. Ah, posso muovermi. Ok, Toma, fatemi uscire di qui. Non c'è un posto per salvare? Mi sa che non si può salvare nulla. Vediamo un po'. No, non si può salvare. Quindi proviamo a parlare con Misao a questo punto. Perché? Perché doveva succedere a me? Che cosa ho fatto? Dimmelo. Misao, volevo vivere una lunga vita. Volevo essere felice con qualcuno. Non voglio essere di nuovo sola, ho paura. Povera. Sono qui per te. Sarò con te, non possiamo essere in tre, ma so che noi due possiamo essere felici, Aki. Aki, perché vorresti? Perché siamo amiche, non è vero? Amiche? Sì, amiche. Ah. Oh, è tornato normale, ragazzi.
Wow, l'amicizia. Aki, staremo sempre insieme. Sì. Oh, che carina questa immagine. Aki, grazie. Misao, è tornata in classe? Quindi era tutto un sogno? Era un sogno? Appunto, cioè, cosa? Grazie. Oh, no, non lo era. Misao, non ti dimenticherò mai. Ci siamo dimenticati di Toma lì dentro, mi sa. Ah, stiamo vedendo un po' come è andata a finire con Toma. Quindi ha parlato con il signor Onigawa. Ha riportato in vita Yaka. Non mi dire che sei innamorata del professor Onigawa. Ah, questa è l'ending finale, nel senso questa è la fine, appunto. Cioè, mi aspettavo che finisse in tutt'altro modo. Non sappiamo se Tom è rimasto nell'altro mondo o seppure è ritornato con Aki. Cioè, abbiamo visto appunto le scene finali, però non sappiamo fino a che punto Ayaka e Toma siano ritornati in superficie, perché appunto stavano ballando i bambini, quindi non saprei. Boh. Bene, ma io direi di andare a vedere il materiale extra prima di terminare qui questo episodio, perché effettivamente abbiamo, ecco, inserisci la password segreta 11 caratteri, usa la tastiera hash per annullare. Quindi, se non mi ricordo male, la password che ci ha dato il signor Onigawa era abandon hope, ovvero abbandona la speranza. Indovinata. Benvenuti nella stanza ricreativa. Vediamo un po' cos'è questa sorta di cosa, perché non l'ho mai vista, mai. Ah, sono sempre io? Ah, mi muovo io, ok. Quindi, dato che abbiamo tempo a disposizione, possiamo vedere tutte queste cose. Aki insanguinata, grazie per aver giocato a Misao, era piena di trappole strane, ma ti è piaciuto? Mi fa piacere che tu l'abbia gradito, goditi anche questa stanza bonus. Ah, bene, questa è una stanza bonus, ragazzi, quindi potremo scoprire un po' di più sulle storie dei personaggi? Chissà, un po'. Devo salvare? Eh sì, salvo, dai. Usciamo. Ecco il professor Onigawa. Ah, sì, cosa sarà? Info su Onigawa, vediamo un po', perché è un personaggio parecchio misterioso. Onigawa è un vero mistero. Forse la verità su di lui non sarà mai svelata. Di certo non è umano, questo possiamo dirlo. Alcune parti di Misao, il torso per esempio, non dovevano essere trovate perché Onigawa le aveva già sacrificate. O almeno, così si dice. Interessante, vediamo un po' sul segreti sul design di Onigawa. Inizialmente ho fatto Onigawa solo perché mi serviva un punto di salvataggio. Non sapevo se farlo presidente del collegio sindacale oppure del consiglio studentesco. Il suo nome originale doveva essere Onizuka. L'ho chiamato Onigawa per farlo essere un po' più insolito. Volevo solo che avesse Oni nel nome. Ride. Oni in giapponese, ragazzi, perché appunto studio giapponese all'università, significa demone. Quindi è per questo che ha gli occhi rossi ed è così. Allora, io ho paura di andare dal professorone che se la pensa e fa qualcosa di male. Vediamo un po' cos'è questa cosa. Ops, ho dimenticato di disegnare un pollice. Quindi questo sarà il disegnatore, tipo il programmatore del gioco che sta parlando. Donatore di eventi comuni. Con le emozioni, luce e oscurità, minimal, ok. Ascolta attentamente le mie lezioni, ma anche no. Info su Sota.
Un soave e misterioso insegnante, ma in realtà è un assassino dall'oscuro passato. Sota era sospetto già dall'inizio. Forse molte persone hanno predetto che era il cattivo. Già, già. Forse. Questo non influisce molto sulla storia, ma Sota non è mai stato attaccato perché gli spiriti maligni erano troppo spaventati da lui. Oh mio Dio, ragazzi, assurdo! E questo è perché Misao aveva paura di Sota. Misao e gli spiriti sono collegati in un certo senso. Non completamente, perché attaccano persone con cui lei non ha niente in contrario. Misao non si aspettava che Aki uccidesse Sota. Forse Misao pensava che sacrificare Toma sarebbe stato meglio. Uccidendo Toma sarebbe stato suo per sempre, ma uccidere Sota l'avrebbe sepolto per sempre. Ad ogni modo, lo spirito di Misao è salvo. Tuttavia, sacrificando Toma, è possibile che lo spirito di Misao non l'avrebbe mai dimenticato. Interessante. Segreti sul design di Sota, vediamo un po'. Rendere l'insegnante un cattivo era previsto sin dall'inizio. Doveva essere gentile all'inizio, ma assumere presto un'aria misteriosa. Onestamente, i suoi capelli sono simili a quelli di un giovane detective di un programma TV straniero. Ah, ok. Vediamo un po'. La prima versione fu fatta per divertimento nel tempo libero dell'autore. È un po' grezzo, ma nell'insieme funziona. Ok, quindi c'era una prima versione, dunque. Facciamo amicizia. Info su libreria, che è il mio personaggio preferito dopo Aki, ovviamente. Come Nigawara, libreria è un mistero. Neanche lei è umana. Sembra essere la serva di Onigawara. Teme gli esseri umani e ha ascoltato Aki solo perché aveva il suo stesso odore. Forse neanche Aki è un essere umano? Ok, questa sinceramente mi sta facendo un po' pensare a qualcosa. Infatti mi sembrava troppo strano che Aki avesse tutta questa forza di volontà nell'uccidere spiriti, eccetera. Chissà. Comunque, segreti sul design di libreria. Libreria è stata fatta per dare suggerimenti. Non riuscivo a pensare a un buon nome, quindi ho lasciato la scelta al giocatore. Novella è stata la mia idea. Dovevo uccidere Toma all'inizio. Ci sono tracce di questo poiché Toma finisce in libreria. E se giochi col ragazzo... Se non l'hai visto, spero ti piaccia quando lo farai. È solo un'aggiunta minore, non esaltarti troppo. Perché quando esco di qui io ti... Non lo voglio sapere, Yoshino, io ti odio da morire, quindi... Yoshino è solo una codarda, maltratta solo i più deboli di lei, ecco perché Sao Tome, con più amici e fascino, è assente dalla sua ira. Sembra che Toma le piacesse, nonostante fosse fidanzato, a un lato inaspettatamente serio. Interessante. Guarda, non vorrei saperne tanto sul design di Yoshino, però aspettate, vabbè, sono buona, quindi vediamo. Segreti sul design di Yoshino. Il fatto di renderlo un bullo era stato deciso dall'inizio, quindi sembra un personaggio cattivo. Penso che sembri più una delinquente che un bullo. Chiamato originariamente Sasayama, il suo volto è basato sui suoi sprite, quindi è abbastanza semplice. In effetti molti personaggi sono stati ideati dai loro sprite. Non so cosa voglia dire sprite, però boh, ok. Non è colpa mia. Info su Toma. Toma è un ragazzo alla moda, sembra cattivo ma attira tante ragazze. Ma dentro di sé è la quintessenza della goffaggine. Anche Aki è sbalordita, a volte. Deve essere per il bell'aspetto se Aki non l'ha piantato. Forse. È stato lasciato nell'altro mondo nel vero finale. Ma lascia i giocatori immaginare se sia mai tornato indietro o meno. Vedete ragazzi, è stato lasciato nell'altro mondo. E immaginavo tanto, perché appunto mi sembrava strano che tornasse in superficie, perché appunto era con Onigawa, era con la signorina libreria, che io chiamo Novella, e con tutti i bambini che diciamo sono rinati, quindi sarà nell'altro mondo. Ah, interessante. Ha assolutamente preso in giro Misao. Pensava che anche Sao Tome fosse una brava ragazza, ma è improbabile che i suoi sentimenti per lei fossero seri. Proprio come dice Ayaka, un seduttore e basta. Pare che abbia provato a sedurre in libreria quando era con lei. Questo diventa evidente quando giochi con ragazzo. Vedi un po' com'è andata a finire. Chissà ragazzi. Vedremo un po'. Oh, qua abbiamo un sacco di persone da vedere. Il signor Sota è bello come sempre. Info su Ayaka.
La migliore amica di Aki, stalker naturale, una ragazza capricciosa e stupida, è l'unico personaggio a non avere due facce. Resuscitata nel finale vero da Onigawara, è fiera di lui, così forse inizierà una nuova vita di stalking nell'altro mondo. Infatti ragazzi, si era capito subito. Segreti sul design di Ayaka. Creata per rinforzare il lato malato di Sota. Inoltre la protagonista sembra non avere amici, quindi è la migliore amica di Aki dall'inizio. È quella che più mi è dispiaciuto uccidere, ecco perché l'ho resuscitata nel vero finale. Ah, ecco un po' l'autore. Vediamo un po' cos'è questo. L'idea di nascondersi in un cadavere viene in effetti da un cartone straniero. Ah, interessante. Vediamo un po' Kudo. Misao! Info su Kudo. Kudo è un personaggio che non viene mai ricompensato, ma nel vero finale i suoi sentimenti riescono a salvarlo. Ma l'ultima Misao era reale o solo un'altra illusione? Lascerò che siano i giocatori a deciderlo. Comunque Kudo era come un fratello maggiore per Misao, senza amore, quindi no. Misao non odia Kudo, ma l'amore di Kudo non è mai stato ricambiato. Kudo sembra un bravo ragazzo, ma la sua personalità non è così bella. È cupo e scommetto che fa post su internet in cui parla male delle persone. Bonus, classifica dell'odio di Kudo: 1, Toma; 2, Yoshino; 3, se stesso. Interessantissimo. Segreti sul design di Kudo. Chiamato originariamente Kawamura, fin troppo stupido, così ho pensato a qualcosa di più serio, ed ecco Kudo. È fatto per contrastare Toma, in aspetto e personalità, solo che ora sembra un ragazzo strano. Ah, ok. Anche qui Onigawara nasconde qualcosa. Controlla se ti va. Non mi fido di quel mascalzone comunque. Fa finta di essere il presidente del consiglio studentesco? Che ragazzaccio! Questo cos'è? Ok, queste sono le ragazzine che sono comparse, mi pare, nel finale con Sota. Io e Mio siamo sempre insieme. Una ragazza menzionata solo di nome nel Bad End. Avevo piani per un sequel con lei. Una volta. Più onesta di Aki. Senza Mao sarò di nuovo tutta sola. Una ragazza nel Bad End. Ho cambiato il suo aspetto nella versione 2. Mao è una ragazza vigorosa. Mio è debole e perciò si aggrappa a Mao. Le due stanno insieme come gemelle. Interessante. E poi c'è la nostra cara Misao. Grazie per avermi trovata. E di che? Info su Misao. Una tragica eroina, Misao, senza amici e lontana dalla famiglia, ha vissuto una vita solitaria. Si è innamorata di un ragazzo suo opposto, desiderava Tome e forse i sentimenti erano reciproci. È una ragazza obbediente, ma nasconde una complessa personalità dentro. Detto questo, non desidererebbe l'infelicità di nessuno in vita. È probabile che sia la più gentile tra personaggi. Interessantissimo. Ho paura! Info su Sou Tome. Popolare con molti amici grazie al suo atteggiamento da brava ragazza, recita bene la sua parte. Non odia veramente Misao, pubblicò il messaggio solo per fare uno scherzo, ma non riusciva a perdonarle il fatto che usciva con Toma. Potrebbe sembrare una ragazzina capricciosa, ma sembra che Toma le piacesse veramente. Diamo info segreti sul design di Sou Tome. Da quando scoprì che Toma avrebbe avuto una ragazza, eccola qua, capelli dorati con la coda e sero grande. Nome e soprannome furono decisi dall'inizio. Sono abbastanza fiera della faccia di Sou Tome. I vestiti la fanno sembrare una segretaria, però... Ok, il nostro attore è un po' pervertito? Vediamo i segreti sul design di Misao. Orribilmente maltrattata, sai, eroina, tragica, eccetera. Scusami tanto, Misao, ma avevo una storia da scrivere. Siccome non è mai spiccata, le ho dato un design molto semplice, ma fui sorpreso quando tutti la videro molto carina. Misao, maltrattata dai suoi compagni, c'era già dall'inizio, ma molto materiale, usato nel finale, fu deciso molto dopo. Non avrei mai pensato che sarebbe diventato un gioco a malapena dai 15 anni in su. Ok. Per i personaggi mi sono ispirato parzialmente a Revelations, Person, cioè alla mia testa. Mi piace quell'atmosfera di solitudine. Interessante. È questo? Ma che cavolo è questa macchina? Neanche l'autore lo sa. Ah, interessante. E questo cos'è? Un altro protagonista selezionabile. Aveva la stessa personalità di Aki femmina prima, ma è un po' più serio nella nuova versione. Nella versione 2 lo potevi scegliere solo dopo aver finito una prima partita, ma puoi sceglierlo dall'inizio alla versione 3.
Nella versione 2 non potevi giocare al vero finale con lui, ma dalla versione 3 puoi, ed è un po' diverso dalla versione con la ragazza. Controlla se non l'hai ancora fatto. Voglio sapere un po' più su Aki. Siamo amiche, non è vero? Info su Aki. La protagonista della storia. Un'ordinaria, scolaretta e ragazza problematica. Vive da sola e non al campus, a differenza di molti altri. Tende a concentrarsi su una cosa e a ignorare il resto. Questo aspetto è la ragione principale per cui fa tutto il possibile per Misao. Ricordi quando ha detto «mi sacrificherò io»? Beh, non era uno scherzo. Sarebbe stata davvero pronta a morire per Misao. Questa sua personalità onesta potrebbe essere stata fermata dopo che Aki è stata abbagliata da Onigawara. Quindi queste, diciamo, sono tutte le cose che sono successe durante il gioco. Sì, appunto, però mi interessa anche questo ragazzino qua. Oh, vabbè, non ci credo, se n'è andato. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Finalmente abbiamo finito Misao, abbiamo visto la parte femminile. Non farò la parte maschile perché appunto il finale potrebbe essere diverso solo per alcuni punti, ma per il resto è totalmente uguale, quindi non ha senso fare un'altra versione. Magari se capiterà e se avrò un po' di tempo libero andrò a giocare io personalmente con quella versione maschile di Misao e vi farò un po' vedere cosa succede in alcune scene extra con la versione maschile. Per il resto spero che questo gameplay di Misao vi sia piaciuto, a me sì tantissimo, non mi aspettavo che questo gioco fosse così, come dire, così maturo, ecco, perché appunto neanche l'autore se l'aspettava. Ed ecco qui, finalmente l'abbiamo terminato in tutto e per tutto, abbiamo scoperto la verità, che quindi Misao si era trasformata, diciamo, in un demone malvagio causato appunto dalla troppa vendetta, dal forte desiderio di vendetta. E quindi finalmente abbiamo finito. Spero che questa serie vi sia piaciuta. Sul canale arriveranno tanti altri nuovi giochi che adesso non vi andrò a svelare. Di nuovo, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se sì, lasciate tanti mi piace e commenti. E ci vediamo con nuove serie e nuovi giochi. Ciao!